position per Charles Leclerc. Mamma mia, concedeteci questi brividi dopo 2 anni di nulla sotto questo punto di vista, di nulla. È vero, siamo solo alla prima qualifica della prima gara in Bahrain del Mondiale 2022 di Formula 1, ma chi se ne frega, cioè brividi, emozioni che non sentivo da tempo, non sentivo da tempo. Vi giuro, nel momento in cui Vanzini urla pole position, mi è passato un brivido lungo tutta la schiena, le lacrime agli occhi avevo. Cioè, è questo quello che regala lo sport. È una cosa assurda, che chi non segue lo sport, chi non ama lo sport, non può capire. Critica, dice cose a sproposito, molto spesso, e purtroppo ho anche degli amici che sono così, e non è assolutamente una cosa piacevole, ve lo assicuro. Però non potete capire che cosa ci regala lo sport a livello emotivo. Fantastico. Detto questo, ben ritrovati a tutti in questo nuovo video. Iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Leclerc trova semplicemente il giro giusto al momento giusto. Era dietro Verstappen dopo il Q2, ma un Q2 fatto con gomme rosse usate in modo da poter risparmiare dei set di gomme per la gara. Mossa super intelligente, ovviamente, e comunque, nonostante le gomme usate, mezzo secondo da Verstappen. Quindi già quello era un fatto positivo, come è stato detto anche in telecronaca. Ma nel Q3 veramente fa un giro pazzesco Leclerc, pazzesco. Ma la Ferrari assieme a Verstappen, Sainz anche, sono le macchine più stabili, hanno fatto vedere delle cose prima in TV. Ad esempio la Mercedes sul punto di corda, ad uscita, in uscita curva, insomma, veramente spesso i piloti perdono il controllo. Hamilton soprattutto, che si è lamentato anche nelle prove libere, cioè, come è stato detto anche in telecronaca, sì, ok, puoi azzeccare il giro, ma poi fare le stesse qualifiche, fare una gara in quelle condizioni, con la macchina che non la senti stabile, che la perdi, è rognosa come cosa, è difficile. Mentre per quanto riguarda la Ferrari e la Red Bull di Verstappen, sembra veramente vadano su dei binari, cioè molto stabili, poi io mi tocco mentre lo dico, ma il motore Ferrari, ragazzi, il motore Ferrari è tanta roba, sembra veramente tanta roba, e meno male. E oltre al fatto proprio di Leclerc, di Sainz, questa cosa è dimostrata anche dal sesto posto di Valtteri Bottas, dal settimo posto di Kevin Magnussen. Da questo si vede Alfa Romeo che ha motore Ferrari, Haas che ha motore Ferrari, sono contentissimo per Magnussen anche. E pensate Bottas che viene rimpiazzato da Russell, Bottas parte in sesta posizione, anche per lui vale il discorso, ok, siamo solo all'inizio, però Bottas parte in sesta posizione con l'Alfa Romeo, Russell in nona posizione, Bottas dietro ad Hamilton di 3 decimi, Hamilton alla Mercedes, Bottas all'Alfa Romeo, cioè anche queste cose sono da dire, insomma. Quindi Leclerc che trova il giro giusto al momento giusto, fa un gran secondo settore, soprattutto. Verstappen, che era stato davanti a Leclerc, seppur di pochissimo, sono stati sempre sulla stessa linea nelle prove libere, diciamo. Però comunque Verstappen quel 8-9 centesimi davanti a Leclerc. Ebbene, qui paga più di un decimo, mentre Carlos Sainz arriva a 6 millesimi da Verstappen. 6 millesimi. Ed è questo il peccato di giornata, il neo di giornata, non essere riusciti a mettere Sainz davanti a Verstappen. Cioè, se no, perché in questo modo un 1-2 Ferrari, 1-2 Ferrari rendi molto più difficoltosa la partenza a Verstappen, eccetera, eccetera. Conoscendo Verstappen, lui dice, ok, le interviste, è pagato, eccetera, eccetera, però non sarà certamente contento lui, da cannibale, qual è, voleva la pole, quindi sarà sicuramente indemoniato e vedremo cosa farà in partenza, prima curva, primo giro, non lo so. Ma per quanto riguarda Sainz, insomma, cioè, ripeto,
Non perché sia la Ferrari, già in occasione del Mondiale 2021, in qualche video che avevo fatto, avevo detto che Sainz era uno dei miei piloti preferiti, per il modo in cui si pone, per il modo in cui intelligentemente parla e rilascia le dichiarazioni, per il lavoratore che è, per il lavoratore che è. Anche la stagione scorsa, una stagione veramente molto positiva, al primo anno in Ferrari, ha fatto vedere delle belle cose. E anche oggi una gran qualifica per lui, a soli 6 millesimi da Max Verstappen. Quindi grande anche Carlos Sainz. Poi Perez, più staccato, a 3 decimi circa, anzi 2 decimi e mezzo circa da Carlos Sainz, appunto. Poi abbiamo Hamilton a 3 decimi, a più di 3 decimi da Perez. Poi Bottas, poi Magnussen, poi Fernando Alonso, poi Russell e in decima posizione Gasly, che aveva fatto un'ottima cosa già in Q2 a buttarla dentro, a metterla in Q3, quindi grande anche Gasly. Poi undicesimo Ocon, dodicesimo Schumacher con la Haas, anche risultato qualifica da sottolineare per Mick Schumacher, tredicesimo Norris, non benissimo, non benissimo, anzi la McLaren, quattordicesimo Albon, quindicesimo Zhou, sedicesimo Tsunoda, diciassettesimo Nico Hülkenberg, che però, cioè, cosa vuoi dire ad uno che praticamente è stato catapultato su una macchina poi totalmente differente da quelle degli anni scorsi? Quindi, cioè, immagino cosa stia passando Nico Hülkenberg, e quindi veramente tutto il mio appoggio. E diciottesimo Ricciardo, che non si qualifica per il Q2, nemmeno, quindi brutta qualifica veramente per lui, brutta giornata. 19° Stroll, 20° ultimo Latifi. Quindi queste le qualifiche. Ma ripeto, grande stabilità della Ferrari, grande stabilità della Verstappen, sì, della Verstappen, ma mamma mia, della Red Bull, scusate, di Verstappen. Poi Mercedes, vediamo se, che sicuramente, secondo me, riusciranno a risolvere i problemi. Non so se tutti, però qualora riuscissero comunque a riavvicinarsi molto alle Ferrari e alla Red Bull, potremmo vedere veramente un campionato pazzesco. Ma ripeto, siamo solo alla prima pole della prima gara, quindi mi esalto, però sono anche consapevole che comunque è lungo, è anche la gara di domani, insomma, veramente tanta carne al fuoco. E le parole di Leclerc, che è stato veramente molto pacato anche nel team radio, alla fine dimostrano che anche lui mentalmente sa: ok, pole position, grande risultato, grande speranza, però volare bassi. Quindi mi è piaciuto moltissimo anche come si è posto Leclerc poi alla fine della qualifica. Mamma mia, mamma mia, che emozioni, ragazzi! E che dire, poi non c'entra con la Formula 1, ma c'entra comunque con questo sabato di sport fantastico. Volevo dire due cose sulla rugby, sull'Ital Rugby, sul Sei Nazioni. Dopo 36 sconfitte consecutive, arriva la vittoria in Galles, ragazzi. 22-21 con un Capuozzo che fa un'azione fantastica, veramente. Cioè, anche se ti stai giocando la Coppa del Nonno, ma se uno fa un'azione del genere, cioè, tu balzi dalla sedia, balzi dalla sedia. E cioè, poi l'ultimo passaggio, spettacolare, timing perfetto, e meta al 78esimo, che ci permette di sorpassare il Galles. 22 a 21, vittoria storica, storica, storica. Non l'avrei mai detto, mai pensato, ma è da qui che dobbiamo ripartire. È da qui che dobbiamo ripartire. Veramente. Oggi una giornata che si potrebbe riassumere così: ripartenza, o meglio, punti di ripartenza, sia per la Ferrari che per la rugby. Discorso a parte, ovviamente, però per farvi capire, insomma. Quindi, che dire, iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Mamma mia, che emozioni, speriamo di viverne altre. E buona serata a tutti, ragazzi, al prossimo video. E tra l'altro, dopo ci sarà Marcel Jacobs, attenzione, mondiali indoor di atletica, quindi tante cose ancora da vedere.